Giallo ha detto chiaramente la chiave di volta della corsa è stato in questo momento, ovvero la partenza. Poi ho gestito, anche se sul finale di gara vedevo che i ragazzi che avevo dietro, in particolar modo Marco Iannotta, guadagnavano qualche cosina, ma ce lo aspettavamo. Io conosco molto bene le reazioni delle Landra, quindi anche il consumo probabilmente delle gomme Hankook, che si fa pesante proprio verso gli ultimi minuti di corsa. E poi ha detto che non è riuscita a rientrare in box perché ormai era lanciato sul rettilineo. Guardate qui Vatel supera Tavano alla staccata della Piratella. Qui c'è il primo ritiro di quello Felice Ghelmini. Problema all'anteriore sinistra, come abbiamo visto. Un'altra gara sfortunata per lui. Poi questa qui è la brutta botta di Damiano Reduzzi, che a Imola era riuscita a vincere, sì, tra l'altro, in un'occasione. Poi nelle altre ha sempre avuto qualche problema, sfortunatissimo. E lui va molto pilota forte di trico. Lo sappiamo, è forte, qui tutti rientrano, tranne naturalmente il vincitore, che comunque è felicissimo. Adesso attendiamo il podio.